quindi lo possiamo dire, insomma, che stai cercando un nuovo studio, un nuovo atelier, e hai individuato un posto che potrebbe essere molto originale. Sì, in effetti un luogo ideale non è mai un luogo troppo consueto dal mio punto di vista, quindi amo per esempio quegli spazi nei villaggi artigianali dove c'è appunto ci sono dei capannoni che non sono più in uso, non sono particolarmente grandi, sono interessanti come architettura e adattissimi per uno studio. Però in questo momento preciso ho un'idea che mi piacerebbe approfondire, sondare, perché non sono sicura che si possa attuare. E sono incuriosita dalla stazione ferroviaria di Mirando Lauzano, da molti anni in disuso, perché appunto è stata soppiantata dalla stazione ferroviaria di Ozzano. E, è interessante un po' perché mi ricorda quando prendevo il treno per andare a Faenza, che io appunto ho studiato là, e quindi prendevo preferibilmente il treno, poi la corriera a Imola, insomma, e quindi un po' mi ricorda quello. È un po' un luogo È un che po' sono sono un po' magici quei luoghi di lì, sono un passaggio. po'. Sì. Ma quindi il tuo incontro con la ceramica è precocissimo. Quindi andai a Faenza a Alle studiare. origini, sì, all'origine della mia formazione. Diciamo che mi sono accostata agli studi all'Istituto d'Arte a Bologna, i primi 3 anni, e scelsi la sezione di arte della ceramica. Diciamo, non ero convintissima, ero indecisa anche con architettura, quindi avevo anche questa attrazione per la verità, che poi ho capito in seguito, cioè Eh sì, poi dopo c'è adesso stato uno, si è chiuso il cerchio si è in chiuso qualche il maniera, sì. cerchio, ho capito perché. E quindi la ceramica mi ha comunque affascinato, e volendo approfondire lo studio di questa materia, poi mi sono rivolta a Faenza, dove sono rimasta 9 anni. Quindi facendo prima un corso di specializzazione all'interno dell'Istituto d'Arte per la Ceramica Ballardini, quelli che erano i perfezionamenti, che erano studi molto specifici sugli aspetti artigianali della materia ceramica. Duravano 2 anni e io scelsi arte della maiolica, quindi proprio diciamo il tipo di studio che ti faceva entrare nel mondo dell'artigianato, per esempio facendo il tornio, la decorazione e via discorrendo. Però io ho manifestato sin da subito poi un interesse verso gli aspetti legati alla progettazione e al design. Quindi c'è stato un aspetto evolutivo in quei 2 anni, soprattutto grazie alla comunicazione con il mio professore di progettazione operativa, Augusto Betti, che mi stimolò, esortò, diciamo, a sviluppare la mia attitudine alla sperimentazione, alla ricerca, e quindi per quello che dopo ho continuato, sono andata all'ISIA di Faenza, questo istituto superiore per le industrie artistiche specializzato nella progettazione e la tecnologia ceramica. Ma quindi allora, sappiamo tutti che ancora oggi purtroppo la ceramica fa fatica a sdoganarsi dall'artigianato, dalla decorazione e a essere vista, diciamo, dal grande pubblico come un media adatto anche a essere considerato opera d'arte. Secondo te, oggi dove sta il confine fra l'artigianato, la decorazione e l'arte? Tu come lo vivi questo confine? È un confine che c'è sempre stato. Io ricordo che anche durante gli anni di studio, durante la mia stessa tesi, mi fu osservata questa questione, ma per me è sempre stato molto chiaro che l'aspetto artigianale, diciamo, l'esercizio manuale, l'interazione con la materia, per me non fosse
attinente a un discorso artigianale in senso stretto, ma un mezzo di progettazione altissimo, sofisticato, per arrivare poi ad avere dei risultati di innovazione. È chiaro che se l'arte ceramica è stata negli anni sempre, sin da, insomma, dall'Ottocento e anche prima, considerata un'arte minore, questo è un po' difficile da, forse da soppiantare. Nel mio caso posso dire che secondo me, diciamo, questa materia, la materia ceramica così disponibile, plastica così morbida e diciamo con la quale si possono ottenere molte forme, tutte quelle che si vuole in sostanza perché è estremamente duttile, e mi ha dato l'opportunità di progettare a livelli alti, si può dire. Oggetti d'uso, oggetti naturalmente, come dire, parliamo di industrie artistiche, parliamo di manifatture artistiche dove c'è una elevata componente, comunque di artigianalità. Certo. Però, comunque, attraverso questo mezzo, per me l'argilla, è possibile anche, io stessa ho progettato anche per altri, altre industrie, altri materiali, quindi non so se ho risposto alla tua domanda. Ma no, cioè quello che mi viene in mente è che comunque. Cioè, non è tanto forse una questione di materiale, perché poi alla fine nell'arte contemporanea sono tanti materiali che vengono utilizzati, no? Ormai non è che solamente più il marmo è considerato scultura. Il problema forse della ceramica è quello che è sempre visto nell'immaginario collettivo come una cosa legata alla funzionalità. Cioè, in ceramica sono oggetti d'uso, oggetti funzionali a qualcosa. E quindi questo forse crea questo legame a qualcosa di, questo legame nella testa della gente a qualcosa di meno importante, di meno artistico. Però comunque anche attraverso la funzionalità si può arrivare all'arte, che è un po' forse quello che a volte fai anche tu. Cioè, c'è un aspetto a volte funzionale in quello che fai. Certo, beh, intanto ritornando al discorso di prima, negli anni 80 a Faenza vi operavano grandissime personalità Certo, artistiche assolutamente. come Zauli, come Alfonso Leoni e come altri grandissimi che hanno appunto fatto quel passaggio, diciamo, ulteriore e hanno, si sono espressi a livello artistico. Muovendosi anche in un campo concettuale, perché in quegli Assolutamente sì, anni io ho lì. avuto un'opera di Zauli bellissima in una mostra sulla scultura italiana del Novecento. È scultura a tutti gli È effetti. scultura a tutti gli effetti, che utilizza il linguaggio di quella materia, ma che comunque, secondo me, ha portato risultati altissimi. Per esempio Alfonso Leoni per me è stato un insegnante, io ho visto i suoi lavori e in quegli anni ha fatto tutto quello Ah, che sì. si Sì, che si poteva, poteva fare, sì, che si poteva esprimere. però sì, diciamo, io sono una figura a metà tra lo scultore e il designer. Ma non perché non sono né l'uno né l'altro, sono entrambi, a volte mi esprimo esclusivamente come, con la scultura, però la mia particolarità credo sia quella di approcciare l'oggetto d'uso da scultore, Ok. per cui la forma per me è molto importante, sempre molto espressiva, molto evocativa. Se, ci muoviamo sempre nel campo dell'astrazione, però nell'oggetto d'uso la forma viene approcciata come una scultura perché deve soddisfare un livello anche comunicativo, evocativo, la fantasia del fruitore e quindi posso dire che non sia la mia una progettazione di tipo tecnico-funzionale.
c'è questa componente. Quindi la tua forma nasce dall'oggetto d'uso, cioè nasce dall'idea dell'oggetto d'uso e poi prende un'altra strada o... Diciamo che il mio modus operandi è quello di fare sperimentazione con la lastra d'argilla, la quale nell'assumere queste forme libere, queste strutture, ha una vocazione che va in una direzione o nell'altra. Naturalmente dipende anche da come sono disposta in quel momento, Beh, cioè sono certo. intenzionata a creare degli oggetti per la tavola funzionali, oppure se il mio confine è altro, cioè sto pensando a una struttura ambientale, una scultura che deve essere concepita in un certo luogo, insomma, dipende. Comunque il mio medium è sempre quello. È un momento di ricerca, di sperimentazione libera. E Beh, questo è diciamo, fondamentale ho per me. visto che poi ultimamente questa sperimentazione libera ha preso anche delle dimensioni abbastanza importanti. Cioè, come passi? Cioè, è un passaggio, insomma, abbastanza appunto importante passare da il piccolo oggetto in ceramica al monumento. Al monumento Esatto. poi ovviamente realizzato non più in ceramica, ma in altri materiali, in materiali più Sì, industriali, se esatto. vuoi, no? Beh, e questo cambio di passo e questo momento evolutivo c'è stato, vabbè, 10 anni fa ho avuto occasione di collaborare con un giovane architetto, il quale mi ha in qualche modo mi ha fatto intravedere, capire le potenzialità strutturali di queste forme, che poi sono dei gusci, quindi essendo nati dalla lastra, e diciamo che forme di questo tipo avevano in sé qualità anche di tipo strutturale, architettonico, di equilibrio e di statica. Quindi ho visto, ho capito questi aspetti e ho indirizzato la mia sperimentazione su quello, quindi le forme come stanno in equilibrio. Sì, perché c'è comunque anche una grossa armonia nelle tue forme. Io cerco anche la sintesi, si tratta di forme organiche, c'è cioè una Organiche, sì. concezione organica della creazione artistica e sicuramente vicina magari alla plasticità dell'argilla, ma è anche dentro di me questa ricerca, questo rigore. Io sono molto rigorosa, nonostante le forme che concepisco sono anche molto espressive per certi versi, ma ricerco sempre il segno, il gesto pulito. Cerco di non essere ridondante perché per me è la ricerca del simbolo, del segno, e quindi in questo mi insegna anche la natura, Certo. che io ammiro e contemplo. Quindi l'arte è ancora imitazione della natura, è ancora Nel mio caso, mimesi. No, non è mimesi. Io, per me non è mimesi, ma insegna in quanto, diciamo, quello che mi affascina della natura, delle strutture naturali, una foglia, una conchiglia, anche come è fatto un insetto e di tutte le creature, diciamo, del mondo minerale naturale, è che la loro forma, io parlo di forma in questo momento, risponde esattamente alla sua funzione o ai suoi bisogni. Certo. Per cui, perché quella forma, la foglia ha quella forma? Perché raccoglie l'acqua, perché non deve, oppure non deve raccoglierla. Il seme è fatto in quel modo perché deve cadere in un certo modo. La conchiglia o la casa della lumaca, insomma, adesso faccio per dire, c'è. Se si osserva attentamente la natura, una rispondenza perfetta tra la forma e la funzionalità.
Questo mi affascina e non mi interessa imitare per imitare, questo no. Per me la natura è maestra in questo senso e quindi è la più grande insegnante di progettazione, che poi è nostro Assolutamente. Signore, perché l'essere umano è una creatura creata dalla terra. Senti, ma io mi ricordo quando parlavo di grandi dimensioni con uno degli scultori forse più monumentali del Novecento, parlavo guardando Pomodoro di queste, sai, lui, sempre queste cose enormi. Lui mi diceva sempre che comunque passare dal piccolo al grande non è come scalare l'oggetto, perché comunque la grande dimensione ha dei problemi differenti, anche estetici, anche formali, proprio differenti. Cioè, tu la avverti questa differenza di progettazione, appunto, quando fai una cosa piccola o una cosa grande? Allora, non l'ho avvertita nella mia esperienza di scultrice monumentale, e in quanto innanzitutto c'è una cosa da premettere. La scultura generata da un guscio, queste strutture a guscio, non sono dei pieni, dei volumi pieni, che hanno quindi un impatto, secondo me, diverso. Le forme generate dalla lastra interagiscono anche con i vuoti, quindi c'è una maggiore, come dire, penetrazione con lo Certo. spazio circostante. Specialmente quando ci sono magari più strutture accostate, lo spazio tra loro diventa inclusivo nella composizione. E quindi secondo me c'è un impatto diverso rispetto a una scultura tradizionale piena, Che occupa che proprio lo occupa uno spazio in piedi. spazio e che puoi percepire dall'esterno o girandoci intorno. Inoltre, la mia è una scultura site specific e quindi vuole essere concepita per quel luogo. Allora, nella creazione di un'opera si tiene conto dello spazio circostante. Forse questo non è una mia prerogativa, sicuramente non lo è, però per me lo è particolarmente e molto importante perché diciamo c'è una forma nella mia, così, come bisogno, ecco, come artista, che è quello di medesimarmi nel Nel luogo, luogo. nel caso della scultura monumentale, di medesimarmi in un luogo dove devo magari pensare a una scultura. E nel caso di un oggetto d'uso, per la tavola, un piatto, eccetera, è immedesimarmi in quell'azione. È quasi un'operazione affettiva, se posso Sì, dire. assolutamente, direi proprio di sì. Senti, ma secondo te, a proposito di uso funzione, oggi l'artista a che cosa serve alla società? Quale dovrebbe essere il suo posto, il suo ruolo all'interno della società? Allora, adesso come sempre, dal mio punto di vista, il ruolo dell'arte è quello, di comunicare con la persona, con le persone, diciamo, veicolando, dei contenuti e anche una bellezza. La bellezza, mi rendo conto, diciamo, è un aggettivo che può essere ambiguo oppure non condivisibile, Sì. però Cioè, per me vale sempre. quindi la tua è una bellezza oggettiva. È una bellezza oggettiva, ma è anche una bellezza concettuale, perché attenzione, secondo me, dentro il progetto o dentro una scultura c'è anche una storia. E c'è un processo e c'è un contenuto umano per discostarsi, differenziarsi da altre creazioni dell'uomo, magari più tecniche, più fredde. Allora, l'aspetto umano per me è molto importante
quello che comunica con le persone. Se c'è, di solito viene colto dalle persone più sensibili, può essere quello che vuoi, cioè, non so, faccio un esempio. Non so, il taglio di Fontana era molto concettuale, benissimo, però è servito, bisognava spiegarlo Certo. in qualche modo. L'arte deve veicolare dei contenuti di novità e io credo debba anche renderli comprensibili, non diciamo facendo, non so, delle copie dal vero, se fossi un pittore, però, ma in qualche modo deve cercare di veicolare e rendersi, deve comunicare con le persone. Io, ad esempio, rispetto all'arte contemporanea, ovviamente mi sento estremamente lontana, Perché non comunica, cioè è perché molto auto. necessita, è molto cerebrale, molto concettuale, necessita di spiegazioni. A Molto volte anche autoreferenziale, esatto. autoreferenziale. Allora io non mi sento e non credo solo per motivi generazionali. Io ad esempio da persona diciamo di esperienza, forse sono una generazione di mezzo, vedo i progettisti che hanno 30 anni che si muovono utilizzando questi attuali strumenti digitali. Certo. La qualcosa è giusto per questa generazione. E tuttavia, secondo me, manca un processo che è quello che gli porterebbe maggiore apporto, contenuto umano all'opera finita, perché si rischia in questo modo di dar vita, insomma, a un'arte un po' povera di contenuti umani. Io mi esprimo Ma così secondo te, perché. cioè secondo te è perché è un momento un po' povero di contenuti umani o perché? C'è l'uno e c'è l'altro. O perché è la tecnica che sta prendendo il sopravvento, la tecnologia che sta prendendo il sopravvento e quindi in qualche modo raffredda, se vuoi, un po' tutto, raffredda un po' i rapporti, raffredda un po' la creatività. Raffredde un po' tutto, oppure semplicemente così è un periodo in cui è tutto un po'. Probabilmente gli aspetti sono presenti entrambi. La tecnologia è vero che sta prendendo il sopravvento. Allora, la tecnologia è importantissima. Io, ad esempio, ho fatto una scultura con mezzi digitali, cioè ho realizzato prima il modello in scala e poi questa è stata realizzata modellando del polistirolo per fare il calco con una fresa a 5 assi. E questo, secondo me, è una via molto intelligente perché anche le mani dell'artista devono Certo. essere salvaguardate Certo. nell'uso, perché nelle mani c'è la parte intelligente dell'essere umano, devono essere utilizzate per la creatività e non per essere consumate da un lavoro pesante. Quindi benvengano questi mezzi. Poi oggi fanno così Tony Cragg e tutti i Sì, principali certo. scultori, no? Che lavorano col marmo, con tutti i materiali. Bene. Però secondo me gli strumenti digitali diciamo non sono perfetti nella progettazione, sono degli strumenti, devono essere utilizzati come Come tali. strumenti. Quindi io penso che anche un giovane designer, se non ha un'esperienza, secondo me, sperimentale, non abbia probabilmente un patrimonio suo personale cioè che poi è un insieme di valori che vanno a interagire poi con la tecnologia. Questo sarebbe importante. È un po' come dire uso la mano destra, uso la mano sinistra. Però si perde un po' il contatto diretto con la materia, cioè
cioè Sì, si contatto, perde il contatto con la contatto materia. anima-materia Esatto, diretto. esatto. Questo senz'altro. E poi. Cioè, infatti, adesso scusami se ti interrompo, gli scultori, io sono sempre molto combattuto perché anch'io sono una persona che usa e in qualche modo, se vuoi, anche ama la tecnologia. Però poi quando vedi uno scultore che si arma di mazzetta e scalpello e affronta il blocco di marmo come, con un gesto che è veramente ormai antico, se vuoi, percepisci che c'è un'energia diversa rispetto a Certo. quello che si mette al computer e poi col pantografo tira fuori la sua opera. Cioè lo vedi innanzitutto che c'è un'energia diversa e non so, a me piace pensare che anche l'opera abbia un'energia diversa, creata così. Assolutamente. Perché c'è anche un'intelligenza che viene messa in campo, viene operata attraverso la creazione diretta appunto della scultura e non è comunque detto che debba essere quella sempre la prassi, però Certo. quell'esperienza costituisce un bacino preziosissimo, diciamo, di informazioni che sono di tutti i tipi, spaziali, l'idea di come funziona un materiale, di come si comporta il marmo, di cosa si può fare, cioè, sono esperienze che Certo. comunque andrebbero ad avvalorare poi un'idea che viene sviluppata anche con la tecnologia, ecco. Questo non lo so, forse non vale per tutti, ma. Poi, però tornando a parlare di ceramica, adesso diciamo la ceramica, soprattutto nella dimensione normale in cui la conosciamo, lì c'è poco da fare, lì è manualità e basta. E poi fra l'altro nella ceramica ci sono veramente tante tante tecniche, tanti tanti modi di approcciarla. Tu qual è il tuo modo preferito di approcciarla? Come dicevo anche in precedenza, il mio modo preferito è la sperimentazione della Ah, lastra. quindi non c'è un No, modo preferito. ci sono anche altri. È comunque la sperimentazione, quindi per me è un gioco, per me è un utilizzo non tecnico dei materiali, non tecnico perché in questa fase. Mettere insieme ad esempio due argille, e ho fatto anche delle sculture ispirandomi alla tecnica giapponese dei nerikomi che comporta la combinazione di argille di colore diverso, Diverso. no? Quindi anche lì è per me un gioco questa combinazione che poi diciamo. Si manifesta sia in parte con risultati casuali, in parte cerchi di Indirizzarlo. controllarli, di indirizzarli, quindi c'è questo divertimento e io sono molto allenata, essendo una ricercatrice, cioè avendo questa forte propensione alla sperimentazione, all'osservazione dei fenomeni che si manifestano. Quindi si può dire che io gioco con la sperimentazione e poi anche con tutte le tecniche alla fine, non è solo la lastra, non so, ho fatto anche sperimentazione con i trafilati e comunque la mia percezione visiva in questi anni di lavoro e di esercizio, insomma, della mia attività si è allenata ad osservare molto. Quindi io a volte anche se non tocco la materia, e osservo però dei fenomeni che vedo perché sono allenata ad osservare quello che mi colpisce come aspetti originali, insoliti, che può essere un pezzo di gesso buttato lì con una impronta, qualcosa di non previsto, una manifestazione casuale della materia. E quindi. Però per superare la tecnica comunque bisogna essere molto padroni della tecnica in qualche modo. Cioè Sì, naturalmente poi c'è anche questo aspetto. Io non mi sono mai definita una ceramista, per la verità, qualcuno mi ha definita così,
perché per me l'essere ceramisti presuppone un controllo di tutti gli aspetti fino alla Certo. cottura, che è molto importante per un artista della ceramica. Io credo di essere una figura un po' ibrida, un po' camaleontica, e poi c'è anche da dire questo: io ho fatto del design indipendente, ho fatto del design autoprodotto, quindi spesso ho realizzato oggetti e sculture decidendo di farlo in forma autonoma, quindi anche finanziandomi nelle spese e trovando manifatture artigiani che producessero per me, che comunque mi diciamo riproducessero dei multipli del mio oggetto, ecco. Quindi diciamo che a volte ho delegato gli aspetti produttivi e adesso in questo particolare momento. Poi devo dire che c'è una formazione da designer industriale, ma io ho fatto la designer artigianale, quindi ho sempre pensato a piccole serie, serie limitate, numerate, per poter fare anche oggetti con maggiore contenuto. Di cultura, con maggiore ricchezza di contenuti, Certo. insomma, perché la forma molto plastica industrialmente non si può fare, ci sono dei condizionamenti molto grandi e quindi io credo di essere portata proprio per fare cose che non condizionino la mia fantasia, la mia creatività. L'industria è fortemente condizionante Certo, in ma questo. secondo te il design e l'arte sono due facce della stessa medaglia o sono due mondi separati? Sarebbero due mondi separati, per me non lo sono, perché io mi approccio da scultore. Per me l'oggetto d'uso è una scultura, quindi è così. Non lo so, forse questo approccio che io ho, che è molto personale, non è stato forse capito in quanto di solito si colloca per categorie. Comunque per me è così. Sì, diciamo è molto forte questa cosa Oggi è molto forte questa cosa del voler collocare l'artista in un ben preciso stile, in una ben precisa tecnica. C'è questo bisogno di riconoscibilità e se vuoi forse anche un po' di serialità che alla fine lo vuole il mercato probabilmente, però insomma diventa. Per molti artisti vedo che diventa a volte un problema perché uno giustamente vuole sentirsi libero di esprimersi come vuole, no? Non di essere sempre legato a uno schema ben preciso. Sì, questo è molto vero, è molto vero. E per la verità, diciamo, negli ultimi, secondo me, forse già dagli anni 90, ecco, io ci casco in pieno dentro. Il design autoprodotto forse nasce anche per quello. Io credo che sia anche difficile trovare un'interlocuzione valida con il mondo Certo. dell'industria, adesso magari meno, però quando io sono uscita dalla scuola, secondo me l'unica realtà che poteva ricevere un designer poteva essere quella di Milano oppure all'estero, quindi Certo. perché comunque la natura del nostro tessuto economico è fatta di manifatture, di piccole aziende che sono dirette, l'imprenditore è un direttore artistico e quindi non c'era questa cultura. E il designer, maggiormente oggi, che vuole invece affermare il proprio pensiero, la propria poetica, le proprie idee. E lo fanno autonomamente diventando imprenditori.
Io sono sempre stata un po' in questo, sono appartenuta sempre a quest'ultima categoria, insomma, di artisti indipendenti, anche se è complesso poi curare l'aspetto della promozione. Non Certo, dico la assolutamente. comunicazione perché quello attiene, insomma, sempre attiene al campo della creatività. Sì, diciamo, beh, la comunicazione che parte dall'opera, ok, però c'è tutto un discorso di comunicazione più volto alla promozione dell'immagine dell'artista, che invece sì, è un po' più complesso Sì, e non sempre questa l'artista riesce è la cosa a. più difficile. Vabbè, poi del resto è giusto che, insomma, l'artista faccia il suo lavoro, no? Sì. E magari a tutto questo aspetto ci pensi qualcun altro, anche se poi sappiamo bene che in passato ci sono stati grandi artisti che sono stati dei grandi venditori di se stessi, no? Sì. Qualcuno anche del gran venditore di fumo, però, cioè, diciamo, Avere questo. questa qualità è inestimabile, diciamo, per un artista sarebbe molto importante, però in linea generale quando sei interessato molto all'aspetto creativo e ti dà soddisfazione il fatto stesso di generare qualche cosa di nuovo e di utile o di bello, difficilmente ti interessa l'altro aspetto, ma Certo. l'importante è. Senti, tu dove stai andando? In che direzione vai? Ma io sto tornando, allora sto tornando e sto andando verso cose anche nuove. Tornando nel senso che secondo me la mia dimensione è comunque quella sempre più dell'oggetto di piccola serie o diciamo caratterizzato da unicità e quindi comunque l'aspetto artigianale. Lo recupero, diciamo. E poi invece sono molto interessata a dare sviluppo alla scultura, diciamo per contesti urbani, quindi dimensioni monumentali, dove già, comunque ho già iniziato da 10 anni, e dove sto pensando ad altre ricerche, in particolare all'interazione delle sculture, delle forme anche architettoniche con il verde e quindi mi piacerebbe, sto osservando diciamo il comportamento di alcuni rampicanti, in particolare la vite americana che aderisce molto bene alle superfici e mi piacerebbe creare delle sculture nel verde dove c'è una parte che io cercherò di interpretare nello sviluppo, perché la natura si sviluppa come gli pare, però Certo. a un certo punto mi piacerebbe ottenere qualche sorpresa da questa interazione con la Ma natura. io adoro la scultura monumentale, quindi sono davvero curioso di Anche io vedere sono molto dove curiosa, ho incominciato andando in serra a vedere un po' le piante, a capire quale poteva essere e quindi dalla comprensione del comportamento della pianta, in questo caso ricevo delle informazioni su come devo muovermi nello spazio, poi naturalmente è importante che ci sia anche un interesse, magari un'interlocuzione, perché è bello anche realizzare le opere pensando che vadano in un determinato Certo, ambiente, quindi. assolutamente. Va bene, Roberta, grazie mille della chiacchierata, è stata davvero interessante e speriamo di vedere presto gli sviluppi delle tue prossime cose. Me lo auguro, grazie a te per questo momento di intervista, così di chiacchierata.